ecco il Verona, potremmo dire così. Sfida per tanti motivi tutt'altro che banale. In realtà mai amico il Bentegodi, un solo successo nel 2011 con Zaman in panchina. Ma proprio lì, 9 anni fa, pareggiando 2-2, i biancazzurri crearono i presupposti per il trionfo della domenica successiva, 13 giugno 2010, in palio la Serie B. La perla di ganci all'Adriatico ancora negli occhi e soprattutto nella mente dei tifosi. Qualcosa di straordinario, il primo successo della compagine societaria nata l'anno precedente. Palla in mezzo, il colpo di testa imperioso di Olivi, in anticipo sul Colombo, poi ancora Dettori, una finta sul Rosso e può partire il contropiede, c'è Bonanni, riceve, attenzione, Bonanni si accentra, palla per Ganci, posizione di tiro, e c'è il gol, gol di Ganci, incredibile gol, Ganci, straordinario, palla sotto l'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere Rafael, Pescara 1, Verona 0. Si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Dettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Ganci si accentra ed è finita, Pescara in Serie B, dopo 3 stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B. Oggi si lotta per la Serie A, obiettivo francamente impensabile per i biancazzurri alla vigilia della stagione. Pescara, che in virtù della migliore classifica, 3 punti in più del Verona, grandi firme, potrà giocare per 2 risultati su 3. Basterebbero 2 pareggi con qualunque punteggio, ma almeno a priori vietato fare calcoli. Brugman. Tante incognite, noi, tante varianti. A parte la squadra avversaria, noi giochiamo comunque per vincere questo. Una volta che siamo qua, ovviamente te la giochi fino alla fine. Vuoi lasciare il segno, no? Certo, certo. Perché sarebbe, se non vado errato, perché qui hanno vinto i campionati, mi sa, rimani solo sì, tu. Ho perso la finale a Bologna, quindi questa volta la voglio vincere. Sarà verosimilmente confermato l'11 che ha sconfitto la Salernitana nell'ultimo turno di campionato. Fiorillo, Trepali, Balzano, Bettella, Scognamiglio e Pinto in difesa. Centrocampo Memusciai, Brugman e Crecco davanti, Marras e Sottil a supporto di Mancuso. Per contro il Verona di Aglietti, ex calciatore di Pillon nella Pistoiese stagione 2000-2001 e da allenatore sostituito dal tecnico di Preganziol alla guida dell'Empoli nel 2011-2012. Esperienza comunque infausta per Pillon, a sua volta esonerato dopo 9 giornate. Indisponibili Ragusa, Crescenzi, Di Gaudio e Zaccagni. Al massimo panchina per Bianchetti, 4-3-3. Silvestri, Trepali, Faraoni, Davidovic, Empereur e Vitale in difesa. A centrocampo Henderson, Gustafsson e Danzi. In attacco Matos, Di Carmine e Lì, preferito al Ribi. Così Alfredo Aglietti. Male che sono ottimista, però sarà difficile. Sappiamo tutti, insomma, che Pescara è un'ottima squadra, esperta. Merita di giocare playoff perché ha fatto comunque un ottimo campionato. Chiaramente va affrontato in maniera un po' diversa, non gestendo, questo assolutamente no, perché non è nei nostri canoni, non è nelle nostre corde di gestire la partita. Dobbiamo cercare di fare la gara, aggredirli, attaccarli, perché Pescara ha comunque buoni giocatori, quindi se li facciamo palleggiare si può mettere in difficoltà. Credo che ci sia unità di intenti da parte di tutti per arrivare a compiere un'impresa, perché se dovessimo riuscire intanto a eliminare il Pescara, perché comunque va affrontata una gara alla volta, e poi magari ad andare ancora più avanti, sarà sicuramente un'impresa.